Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Cosmotir e eccoci nel video in cui vedrete un'evoluzione, la Mark 6. Nello scorso video abbiamo visto un po' la produzione dei materiali e tra l'altro ragazzi mi fa piacere che questo gioco vi interessi, che qualcuno mi dia dei consigli, sia sotto nei commenti, sia anche in chat su Instagram. Purtroppo sì ragazzi, la forma è cambiata. Cercherò di ripristinarla alla versione un po' più snella, però purtroppo fare entrare diversa robetta dentro la navicella vuol dire allargarla abbastanza e spesso la forma cambia per principio. Ma guardatela qui. Allora, abbiamo sempre lo scudone grande, difeso dagli altri scudi. Questo scudo qui viene ricaricato da una troupe esperta e specializzata solo per quello. Al momento ho soltanto fatto una scelta di aggiungere altri laser perché con l'energia mi trovo bene. Infatti, due reattori e due celle di batteria praticamente di quelle della mod vanno benissimo. E come vedete l'energia c'è. Qui dentro c'è anche dello spazio inutilizzato. Qui andrò a riempire, probabilmente anche con una nuova produzione di qualcosa. Tra l'altro, ragazzi, queste due fabbriche qui di produzione hanno dei magazzini di loro proprietà praticamente. Quindi questo si concentrerà su questi quattro e quest'altro su questi altri. Ho accettato la missione di distruggere una base, ma ho anche accettato di distruggere la Monolith. La Monolith, ragazzi, è una nave che non è cattiva, non sono pirati. E noi in questo caso stiamo andando ad infastidire proprio loro. È un inseguimento questo qui, eh. Purtroppo la nostra navicella è scesa a 62 metri al secondo. Davvero pochi. Abbiamo appena deciso di attaccarla. Questa cosa forse avrà delle conseguenze. Allora, c'è un problema perché il nostro nemico, che al momento è il nostro amico, sta passando vicino a dei dannati ladruncoli. Quindi potremmo prima uccidere i ladruncoli e poi tutto il resto. Dopo una bella ripulita, i detriti di questa nave più grande qui, al momento non li prendo. Potrebbero tornarmi utile per qualcosa, forse, no? Il nostro obiettivo, ragazzi, al momento è qualcun altro, ovvero lui. Facciamo così e attacchiamo. Siamo ricercati da questo momento. Ha soltanto i missili, ma i missili non dovrebbero essere affatto un problema. Stanno arrivando già altre navicelle. Tra quanto staranno qua? Tra pochissimo. Allora, io mi allontanerei. Mi allontanerei, mi allontanerei. Ci giriamo da questa parte. Allora, pure questo. Praticamente sono identici. Al momento ne ho ucciso uno solo, quest'altro. Allora, concentriamoci sul cannone. Stanno arrivando colpi anche da di là. Per fortuna abbiamo lo scudo. Buttiamogli giù le armi principali. E adesso ripigliamocela con quest'altro. Siamo ufficialmente dei ricercati. E questo qui è un altro bersaglio nostro. Allora, devo dire che ha funzionato abbastanza bene la nostra navicella nel difendersi e nell'attaccare. Non siamo più ricercati a quanto pare, anche se una navicella l'abbiamo fatta fuori. È passato un po' di tempo, perché stavo modificando alcune cose nella nave. Intanto di qua abbiamo un'altra missione, quella di distruggere alcuni pirati. C'è una base proprio. Andiamo a vedere anche lì. Vendiamo al volo tutto quello che abbiamo recuperato dalle altre navicelle appena distrutte. Comunque il nostro equipaggio è passato a 36, questo perché ho aggiunto altre due stanze qui sopra. L'ho fatto, ragazzi, principalmente perché gli scudi devono essere sempre belli carichi, le armi sempre belle cariche e va bene così. È una base, quindi di sicuro non saranno pochi. Allora, è abbastanza semplice. Facciamo fuori prima questo.
È andato. Ricarichiamo bene lo scudo. Aspettiamo. Allora, in tutto erano 6 a quanto pare. Andiamo prima di qua. Allora, facciamo così. Distruggiamo prima questo qui giù da solo. È andato velocemente. Ci hanno danneggiato? A quanto pare no. Che hai tu? Niente. Facciamogli male. Allora, adesso qui stanno in fila. Non so cosa aspettarmi, ma partiamo dal primo e finiamo all'ultimo. Allora, cannoni, cannoni su cannoni. Porca vacca, troppi cannoni. Direi di allontanarci qui dietro. Allontaniamoci, allontaniamoci. Allora, cosa ci hanno rotto? Facciamo il giro. Passando di qua andiamo a prendere l'altra. Tu non hai nulla. Allontaniamoci. Abbiamo comunque quel po' di armatura che ci permette di prendere un po' di danni. Allora, già iniziamo a colpire. Rompiamo qui. E che fai? Non ti girare, non ti girare. È fatta, è fatta, è fatta. Ok, quindi la missione dei pirati è completata. Era anche abbastanza difficile perché come difficoltà aveva 6. Anche se i cannoni, ragazzi, non hanno sparato tanto. Ora, non so se non hanno sparato tanto perché lì dentro non c'era tanta gente. Quindi qualcuno effettivamente che andasse a sparare con i cannoni. Abbiamo però perso 2 persone dell'equipaggio. Allora, ragazzi, con il materiale che praticamente abbiamo raccolto con diverse navi distrutte lì sopra. Praticamente oltre a farci fare il pagamento qui, ho anche ricostruito un po' la navicella. Aspettate, questa qui la posso fare. Dobbiamo vendere un po' di bobine. Ma diamogliele queste bobine. Ho messo questo corridoio qui perché se no praticamente mi ritrovavo con la navicella fatta dispari, non pari, con i quadratini. Quindi ho preferito rifare questo corridoio e risistemare le cose in modo uguale. E adesso praticamente abbiamo un po' di armatura che non è tanto tanto larga, questo perché farla più larga è anche abbastanza inutile. I missili ti colpiscono anche se non stai proteggendo nulla. Qui sopra, io qui in zona avevo visto le altre 2 navicelle che ci mancano per completare anche l'altra missione. Quindi cerchiamo di distruggerle. E poi andiamo a vedere gli altri punti cosa sono, questi 2 punti sconosciuti che abbiamo sulla mappa. E poi ragazzi potremmo effettivamente finire questa zona qui. E andare ad esplorare nuove zone con nuove stazioni, amiche e nemiche. Eccolo, eccolo, eccolo. Ovviamente arrivano altri nemici. Dobbiamo scappare. Al momento dobbiamo scappare perché questi qui sono semplicemente. Fanno parte, tra l'altro, di questa stazione qui, che è nostra amica. Forse non più? Forse non più? Non lo so. Questo non lo so. Sì, escono fuori i nemici lì dentro, ma non li vogliamo, non li vogliamo. Buono, buono, buono. Stiamo scappando, stiamo scappando. Che cosa? Abbiamo beccato altri 2 davanti. Chi siete voi? Dannati. Allora, siamo riusciti a sfuggirgli. Vedo un attimo chi sono questi. E cerchiamo l'altro cacciatore della Monolith. Comunque sì, questa navicella ha bisogno di un upgrade a livello di armi. Ma anche a livello di protezione, eh. Piano piano lo faremo. Cosa avete? Ok, robetta normale.
I combattimenti è meglio rallentarli così. Ce li godiamo di più. Che cos'ha questo? Guardate che bellina questa navicella. Beh, dobbiamo fare fuori quelli per fare fuori quest'altra. Lo scudo sta per finire. Allora, giriamoci, attacchiamo questa. Attacchiamo... forse attaccare al centro è meglio, lo sapete? Se riuscissero a ripristinare il centrale sarebbe molto meglio. Ci stanno buttando giù lo scudo. Quello grande. Ce la facciamo a distruggerli prima? A quanto pare le stazioni non ci stanno più ricercando. Intanto riceviamo il pagamento della missione. L'altra missione la devo andare a riprendere di là. Allora, volevano 80 pezzi di acciaio. Vendiamo l'acciaio per la missione. Ripariamo la nave e andiamo a cercare l'ultimo dei cacciatori. E anche qui vogliono la monolith distrutta. Fermiamoci un attimo. Quindi la monolith, ci hanno un po' tutti contro la monolith qua, eh. Chissà la monolith da dove venga, perché è capace anche che altre stazioni mandano le proprie navi nelle altre zone. Dai, devo trovare quel dannato in zona. Mi è stato chiesto dalle stazioni. Stazioni che poi, ragazzi, sono nostre nemiche, eh. Cioè, ci chiedono a noi di cacciarli, ma non di tornare. Eccolo. Colpiscilo, perché sennò questo scappa. Ragazzi, corre più di noi. Che cosa? Che? C'è un'altra stazione! Allora, qualcosa glielo vendo a questa... a questa navicella qua. E inizierei a sbloccare anche un po' più di robetta. Per esempio, con un ponte di comando avremo una zona sola in cui gestire tutto quanto, piuttosto che fare diverse stanze di controllo. Non sono potenziamenti a livello di attacco o difesa, eh. Quindi rimarrà sempre Mark 6. Aumenteremo di Mark ogni volta che la nave cambierà effettivamente tanto di dimensioni, o comunque quando cambierà di attacco barra difesa. Dobbiamo iniziare a provare tanta roba. Io lo so che diverse armi consumano energia, ma queste consumano munizioni. Se non hai le munizioni, non spari. L'energia, bene o male, se è un equipaggio che funzionicchia, riesci comunque a controllare un po' tutto. Bene, è comunque la Mark 6, quindi dopo andremo a potenziare le armi e quindi lo vedrete nel prossimo video. Ma adesso andiamo a vedere cosa si può fare nella gestione di tutto ciò. Finalmente ce l'ho fatta. Eccola qua. Allora, ho trovato i processori, ho pagato tutto quello che dovevo pagare, i crediti sono ancora abbastanza perché ho utilizzato tanto materiale. I processori erano 17 totali. Per trovarli tutti ho distrutto un po' di navicelle. E questo, ragazzi, è quello che bene o male possiamo fare per adesso. Tutto quello che noi creiamo di bobine super fantastiche le mettiamo principalmente qui. Non saranno tantissime al momento, quindi penso che questo e quest'altro possano bastare come magazzini. Se ho capito bene, ragazzi, qui servono sia queste bobine già fatte sia il rame, e faranno tutto quanto praticamente da soli. Con questi tipi di sensori qui praticamente riusciamo a inquadrare una zona molto più larga. E questo ci permetterà di combattere molto molto meglio. Comunque abbiamo l'energia, che non scarseggia, ragazzi. Queste batterie vanno benissimo. Nei posti in cui si trovano danno, diciamo, accesso veloce all'energia per tutti. Ora, sappiamo cosa farne delle bobine. L'acciaio lo utilizziamo sempre per riparare la nave e per venderlo nel caso in cui ci servano crediti. Quindi, come vedete, stiamo facendo ottime bobine speciali. Guardate qui quanto costano, ragazzi. 3.000 ogni 20 pezzi. Ebbè,
Non va, non va, affatto male. Queste qui ci serviranno anche per riparare pezzi come il generatore di scudi. Quello richiede appunto queste bobine speciali, quindi sta andando sempre meglio e riusciamo sempre di più a creare materiale che sfruttiamo direttamente per noi stessi. E nulla, penso che per questo episodio ragazzi possa bastare qui, perché tanto purtroppo l'altra nave della Monolith corre più di noi. Ho provato più volte a inseguirle queste navi perché non sono nemici, sono amici che non sanno di essere nemici, quindi loro camminano normalmente, non si fermano ad attaccarci. Di solito i nemici si fermano per fare un po' di tattica e per iniziare a sparare prima di noi. In quel caso loro stanno, diciamo, lavorando, non si fermano proprio da noi e continuano a correre. E noi con la nostra navicella non riusciamo a raggiungerli. È abbastanza lenta. La dobbiamo potenziare, ragazzi. La Mark 7 avrà dei potenziamenti, sia a livello di velocità, sia a livello di armi. È una promessa. Come sempre ragazzi, vi ringrazio per essere stati qui con me, vi ringrazio di consigliarmi, diciamo, nuove soluzioni sia su Instagram e sia qui su YouTube nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!